Ciao ragazzi e benvenuti a questa rubrica che è volta a te, che sei agli inizi e che non hai mai avuto magari l'opportunità di confrontarti con qualcuno che ha già fatto gli errori che stai per commettere, per cui ascolta bene. La prima domanda che ti devi porre è: perché fai flirt? Io chiedo sempre all'interno dei miei corsi: perché fai flirt? Quale motivazione ti ha spinto a scoprire questa fantastica disciplina? E tutti i ragazzi mi rispondono sempre: No, non si può. Mi rispondono sempre le ragazze: mi piace la movida, mi piace divertirmi, mi piace la musica, mi piace l'allenamento. E è giusto, è giustissimo. Tutti abbiamo iniziato da quel punto, anch'io stesso ho iniziato da quello. Ma il flair è anche carriera e prospettiva futura. Le figure che un flair bartender può andare a ricoprire in ambito della carriera sono infinite. Può fare dal bartender fino al food e brand manager, per poi dopo diventare brand ambassador o testimonial, oppure può decidere di essere un imprenditore di se stesso e fare il libero professionista. Questa, diciamo, era una piccola panoramica che poi dopo andremo ad approfondire nei prossimi giorni. Ok, siamo all'inizio, non sappiamo da dove partire, ma si parte sempre dalle basi. Da dove parto? Parto sicuramente dal riscaldamento, perché ricordatevi che per impostare un buon allenamento serve un ottimo riscaldamento. Nota bene, molti di questi movimenti io li ho già spiegati e sono all'interno dei miei tutorial su IGTV o YouTube, per cui vai a vedere e se non ti sei iscritto iscriviti al canale. Ragazzi, andiamo a vedere come impostare il vostro riscaldamento. Allora, io personalmente parto con riscaldare 10 volte l'over the shoulder a un giro, in questo modo. Destro e sinistro. Da qui, 2 volte su destra, sempre 10 volte, 2 giri su sinistra, sempre 10 volte. Importantissimo avere l'uso di entrambi le mani. Una volta fatto questo, i roll. In questo modo faccio i pull, faccio gli over the shoulder, faccio i roll. È la volta dello shadow pass, exhibition, working flare, shadow pass, poi stall. Parto prima dalla mano lasciandola e trovando il suo balance. Una volta che ho trovato il mio balance, andrò a farlo prima in working flare, poi da dietro e poi over the shoulder a 2 giri. Mi raccomando, anche qua non accontentatevi se vi viene solo una volta, fatelo almeno 10. Se non vi viene 10, impegnatevi che ce la fate. Una volta che ho fatto mano, magari faccio avambraccio, gomito, magari provo l'ultimissimo. Mi raccomando ragazzi, andate a livelli di difficoltà. Se vi viene difficile farlo sulla mano, non provate a farlo sul gomito. Prima le cose facili, poi alziamo l'asticella. Dopo è la volta di tap. Ad esempio, allenatevi sempre a cercare anche di nuovi, ok? Quindi vediamo se abbiamo capito il concetto. Di un movimento, di un singolo movimento, ripeto, almeno 10 volte. Vi lascio comunque dopo un mini programma di allenamento che vi può essere utile. Ora vediamo come dal riscaldamento si può iniziare a creare una piccola routine, soltanto i movimenti base che abbiamo appena visto. Ovviamente mischiandoli. Guardate, ho fatto mezzo giro, back to the front, stall. Da qui, tap, tap, tap. Cambio, ancora back to the front. Da qui, 1, 2, dall'over the shoulder ci ho messo 2 tap. E poi... E poi next. Questo è un esempio, ragazzi, ho creato con dei movimenti base del riscaldamento che utilizzavo prima una mini routine. Potete fare così anche voi. Spero vi sia stato tutto chiaro, vi sia utile e ci vediamo domani.